Beh, raga, dopo 3 mesi più o meno dall'uscita dei MacBook Pro 2021, c'ho il gatto che interrompe la registrazione. Dicevamo, a circa 3 mesi dall'uscita dei MacBook Pro 2021, ormai abbiamo visto tanto, unboxing, recensioni, cose varie. Quindi è arrivato il momento di darvi la mia opinione definitiva su queste macchine. So che in molti siete interessati a cosa penso io dei MacBook, perché molti mi conoscono per quello. Quindi mi sembrava giusto un video per chiarire un po' la mia posizione a riguardo. Iniziamo subito. Tu puoi anche scendere adesso. No, raga, non scende. Ettore, poi. Mi scuso se avrò dei peli di gatto sulla maglia. Adesso non voglio rialzare per andare a prendere il bagaglio per levarli. Quindi, innanzitutto, se proprio non sapete di cosa stiamo parlando, vi lascio qua sopra nelle schede il video che ho fatto appena usciti i MacBook, dove parlavo un po' delle novità proprio a livello di presentazione di Apple, senza poi averli provati a mano io e tanti altri recensori, YouTuber, gente del genere. Quindi fatevi un throwback, capite un attimo cosa sono questi MacBook e poi tornate qua per sapere le mie opinioni dopo qualche mese. Vorrei partire solo dal fatto dicendo che tuttora, quando ne vedo uno, il senso di wow c'è. Non che i vecchi fossero brutti, il design di quelli del 2016 è secondo me ancora molto attraente, ma appunto questo design che è nuovo ma ha anche un po' di richiami al passato, penso che vada proprio a centrare quell'equilibrio perfetto che almeno a me attrae molto. Parlando di colori, ho sempre detto che mi piaceva più il modello silver e tuttora è così in realtà, però ho anche iniziato a pensare che a forza di vederlo il contrasto è molto alto tra la scocca argento e la tastiera completamente nera possa sul lungo andare essere un po' pesante. Quindi ora sono un po' interdetto, non saprei bene quale scegliere dei due. Sono entrambi interessanti, belli, ma ognuno con i suoi punti di forza e di debolezza. Giusto per terminare il discorso sul design, però, quello che non mi lascia interdetto è la scelta di Apple di abbandonare i design ultra sottili per i portatili, concedendosi qualche millimetro in più per permettere un migliore equilibrio tra dimensioni e performance. Comunque dicevo, avrebbe senso parlare di performance adesso, tuttavia non lo farò più di tanto, perché essenzialmente avrete, se siete interessati all'argomento, già visto 1000 video di benchmark e testing di performance di qualsiasi tipo, e non avendone neanche uno io, avendo solo seguito un po' la storyline di questi MacBook e avendolo provato un po' certe volte, ma così molto, molto random, non ho veramente dei dati importanti da darvi, quindi benchmark ce ne sono ovunque, già li sapete, bella. Quello che mi limiterò a dire, e sono proprio due righe, è che sono davvero impressionanti, ma allo stesso tempo anche un po' deludenti. Soprattutto per quanto riguarda le temperature. Dopo aver visto quello che poteva fare l'M1 normale, mi ero un po' forse io illuso di un mondo in cui i portatili di Apple avrebbero sempre avuto temperature bassissime, mai superato certi limiti, ma non è così a quanto pare. Nulla di grave, però insomma, informatevi meglio se siete interessati, ecco. Io vi ricordo anche che se questo video o il mio canale vi piacciono, un'iscrizione sarebbe apprezzatissima. Siamo quasi, anzi forse siamo anche già arrivati, non so quando uscirà questo video, a 10.000 iscritti e solo una piccola parte di chi mi guarda i video è davvero iscritta al canale. Quindi se voleste cliccare il pulsante iscriviti qua sotto mi dareste una grande mano. Grazie mille. Ma passiamo a quella che a mio parere è a mani basse la parte migliore di questi MacBook nuovi. Saranno i nuovi chip M1 Pro ed M1 Max? O saranno le nuove porte? No, nessuna delle due in realtà. Se dovessi rinunciare a tutti gli upgrade di questi modelli, tranne che a uno, quello che terrei è il display, perché è davvero un salto in avanti di quelli impressionanti, essenzialmente per tre novità. La prima sono i bordi ridotti, la seconda la tecnologia mini LED con luminosità assurde e la terza è il refresh rate adattivo ProMotion 120 Hz, essenzialmente, lo sapete. La tecnologia mini LED è decisamente interessante e soprattutto perché migliora molto le capacità, innanzitutto vi ho detto, di luminosità dello schermo, quindi va indirettamente a migliorare molto l'HDR sia per quanto riguarda il content creating che il content consumption, quindi che voi stiate creando contenuti o li stiate consumando, li state guardando, avete capito? Beh, lo schermo mini LED, soprattutto se siete alle prese con contenuti HDR, beh, è tanta roba, mini LED molto interessante. Il secondo update sono i 120 Hz, si chiama refresh rate adattivo, promotion, quello che vi pare. Comunque, lo sapete, lo schermo può automaticamente decidere, in base a quello che state guardando, quanto veloce aggiornare il pannello, da, non mi ricordo quanto è il minimo, penso tipo 10 Hz, qualcosa del genere, fino a 120 Hz, che è il doppio comunque dei modelli vecchi. Questa è un po' la ciliegina sulla torta di un prodotto già eccezionale, secondo me, e rende l'uso di queste macchine così più fluido e reattivo, in una maniera che neanche un processore
sensore molto più potente, può. È proprio la percezione che avete che è diversa ed è davvero fantastica. Infine ci sono i bordi ridotti, che sono impressionanti sul 14 pollici, mentre sul 16 sono un po' meno wow, perché già in realtà il 16 aveva ricevuto una riduzione nei bordi nel modello, il primo 16 pollici, quello 2019, sia per il fatto che essendo fisicamente più grande, la percentuale di schermo che ottenete è relativamente minore. Vabbè, insomma, il 14 pollici è quello che diciamo ha ricevuto più benefit da questa riduzione dei bordi. Comunque, meno bordi significa più schermo, e se mi conoscete saprete bene che ho sempre sostenuto che avere più spazio, più schermo, più display, proprio più area per lavorare, rende la vostra esperienza di produttività, soprattutto per applicazioni creative come possono essere Final Cut o Premiere o anche tanti altri campi, ragazzi, cioè ad esempio Photoshop o Pixelmator, oppure mentre che state lavorando con qualcosa come Logic. Per tutte queste situazioni avere più schermo è tanto tanto meglio. E sì, parleremo anche del notch dopo. Dopo di cosa? Dopo lo sponsor di oggi, ovviamente, Clean My Mac. Che abbiate appena comprato un nuovo MacBook, magari anche uno di questi con M1 Pro ed M1 Max, o siete ancora con il vostro buon vecchio Mac con Intel, Clean My Mac è l'applicazione che vi permette di ripulire e proteggere la vostra macchina in pochi semplici click. Grazie alla sua interfaccia bellissima e molto semplice da usare e al supporto nativo per l'architettura Apple Silicon dei nuovi Mac, è davvero un attimo fare una scansione smart della vostra macchina, che permetterà di pulirla da eventuali spazzature in eccesso, rilevare eventuali minacce ed ottimizzarla per farla tornare a lavorare proprio come il primo giorno in cui l'avete utilizzata. Se poi volete tuffarvi ancora più in profondità e sfruttare al massimo quello che può fare, ci sono una serie di strumenti avanzati per prendervi cura di ogni singolo aspetto della vostra esperienza con macOS. Ha anche un piccolo menu per la barra degli strumenti che vi permette al volo di controllare tutte le statistiche più importanti del Mac, e l'assistente integrato direttamente nell'app vi guiderà nel processo di ottimizzazione. Tutto questo e molto altro rendono Clean My Mac un'applicazione fondamentale per gli utilizzatori di Mac, da quello più casual fino ai professionisti che lo utilizzano tutti i giorni per lavoro. Quindi dateci un'occhiata al link in descrizione e appunto acquistandolo utilizzando il mio link supporterete il mio canale senza spese extra. Quindi grazie. Dobbiamo quindi ora parlare del notch. No, onestamente, a me non dispiace troppo. In fin dei conti va a inserirsi nella barra dei menu, in un'area centrale che di solito è comunque vuota. E volendo con app di terze parti è possibile anche nasconderlo del tutto, rendendo tutta la barra nera o cose del genere. Lasciando perdere poi l'aspetto estetico, che chiaramente è strasoggettivo e quindi molto complicato da discutere, quello che credo sia innegabile è che il notch dona a questi due portatili un aspetto unico e subito riconoscibile all'interno del mondo dei laptop. Questo non vuole assolutamente dire che sia tutto rose e fiori, anzi, non apprezzo come certe applicazioni o certe icone vadano a nascondersi sotto il notch, ad esempio, soprattutto in applicazioni ancora non ottimizzate o cose del genere, e che comunque macOS veda la parte del display coperta dal notch come utilizzabile, quindi sia possibile ad esempio nasconderci sotto la freccia, cose così. Poi ci sono chiaramente tutti quegli aspetti ottimi dei MacBook, ad esempio la tastiera, che oltre ad essere sempre top con i vecchi switch a forbici che sono tornati già da un paio d'anni ormai, ora ha anche i tasti funzione, come sul desktop, ad altezza normale proprio come i tasti delle lettere. Contando poi anche cose come il Touch ID, che è sempre comodissimo, utilissimo per l'autenticazione biometrica, eccetera, la tastiera è tanta roba. L'unico peccato è per la touch bar, che personalmente un po' mi è dispiaciuto vedere andar via. Altro punto dove trovare qualcosa da criticare è complicato sono gli speaker. Apple è già da diversi anni il leader nel settore degli speaker sui portatili, e questi nuovi MacBook onestamente giocano una partita tutta loro, a un livello decisamente più alto rispetto alla competizione. L'ultimo punto da trattare sono le porte, perché con questa versione perdiamo un USB di tipo C, ma otteniamo una porta di ricarica MagSafe, un lettore di carta SD e un HDMI. Io penso che 3 USB-C siano già più che sufficienti, USB-C, Thunderbolt, lo sapete. Quindi non vedo il problema, e da content creator vedere il ritorno della scheda SD è commovente. Probabilmente questa è l'aggiunta più pro di questi MacBook, almeno per me. E mentre la porta MagSafe è bentornata, essenzialmente, soprattutto grazie alla ricarica rapida che offre, sono un po' più dubbioso sull'HDMI. Prima di tutto perché non è l'HDMI 2.1, ma è la vecchia 2.0, che ha meno banda. E sì, ok, probabilmente sarà sufficiente la 2.0 per collegare un monitor 4K a 60Hz, ad esempio, che è probabilmente quello che molte persone vorrebbero fare. L'altro lato della medaglia, però, è che questo è un portatile molto professionale e non lo so, magari voler collegare anche qualcosa con un po' più di banda, tipo un display 5K o un 4K ad alto refresh rate, robe così,
poteva venire comodo. Comunque ci sono anche le Thunderbolt, se volete collegare qualcosa del genere. Poi gli altri miei dubbi riguardo la porta HDMI è che innanzitutto io non sono mai stato il tipo di persona che collega spesso il portatile a un display esterno, ma quello so che sono io particolare, molte persone lo fanno, quindi ok. L'altra cosa è che al giorno d'oggi molti monitor in realtà non hanno più questo bisogno dell'HDMI. Ci sono altri standard, come da tipo C direttamente appunto, oppure DisplayPort, cose così. Decidere che l'HDMI è la way to go, no? È quella da utilizzare, boh, va bene. Questo non è per crocifiggere l'HDMI. È una porta comoda e meglio averla che no, assolutamente. Dico solo che probabilmente non la vedo così importante quanto molti altri miei colleghi l'hanno fatta passare. Ma quindi arriviamo alla domanda delle domande. Dovreste acquistarne uno? Parto col dire che prendete questa come l'opinione di un ragazzo abbastanza nerd che si interessa all'argomento e quindi magari può avere un'opinione basata su tanti dati che ha raccolto e in base un po' anche alle sue conoscenze pregresse riguardo i MacBook ed Apple, ma che poi davvero questi prodotti li ha provati solo un quarto d'ora all'Apple Store. Chiaramente è difficile consigliarli considerando quanto in alto sono posizionati sul mercato. Comunque, se siete professionisti che possono permettersi quella somma e hanno bisogno delle funzioni, delle performance, di quello che questi nuovi MacBook offrono, sì, prendeteli, ha senso. Altrettanto, se siete così pieni di soldi da potervelo permettere e avete bisogno di un portatile nuovo, sì, immagino. L'unica cosa che avrei da richiedervi personalmente è di non prenderlo solo per lo sfizio del prodotto nuovo, ma perché davvero vi serve fare l'upgrade al vostro portatile. Vabbè, so di star parlando a vuoto perché qua l'ambiente arriva sempre dopo, però boh, ci provo. Comunque, il senso del mio discorso è che essenzialmente se avete i soldi e vi serve un portatile nuovo, questi hanno senso, chiaramente, sono ottimi portatili. Ma se considerate il fatto che io ricevo, ma probabilmente tutti i giorni, richieste tipo in direct su Instagram per consiglio su che MacBook acquistare, e io da quando sono uscito ad adesso ne abbia consigliato solo uno a una persona, sì, vi mette un po', diciamo, nell'ottica di quante persone sono in quel target d'acquisto. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate con un commento qua sotto oppure magari anche sul mio gruppo Telegram che c'è sempre in descrizione. Grazie a ClimaMac per aver sponsorizzato questo video. Dateci un'occhiata, sempre il link qua sotto. Sono tanta roba. E grazie mille soprattutto a voi per averlo visto questo video fino alla fine. Se vi fosse piaciuto, un'iscrizione al canale, un like e un commento sarebbero apprezzatissimi. Mi supportereste tanto. Inoltre potete anche seguirmi su Instagram e su TikTok, link in descrizione. Noi ci vediamo presto con tanti nuovi video. Bella, raga.